Ciao a tutti ragazzi di YouTube, sono il vostro Sermatex90, ci troviamo qui oggi in questo nuovo fantastico video e siamo qui, come promesso, per questa piccola video recensione barra gameplay di Call of Duty Black Ops 3, ragazzi. Allora, come avete già visto in precedenza, ho già fatto due video, tra cui uno alle 2 di notte penso, quindi vi chiedo scusa se l'audio è molto basso, ma non potevo urlare, ero stanco e tutto. Mentre l'altro con dei ragazzi fatto sulla modalità zombie che porterò avanti. Volevo fare proprio questo video proprio per portare sul canale Call of Duty, ragazzi, Black Ops 3, perché sinceramente mi sto divertendo tanto in confronto ai precedenti episodi di Call of Duty della serie Modern Warfare, che sicuramente a mio avviso ha fatto cagare. Ecco, si ritorna al classico come era una volta all'incirca di quello che è Black Ops 2, ragazzi. Allora, andiamo a vedere subito la modalità multigiocatore. Devo dire che ancora la modalità campagna ancora non ho voluto iniziare, ma la volevo iniziare insieme a voi proprio per portare anche quella sul canale, quindi la vedremo in qualche altro video. Allora ragazzi, scusate, parlo mi scordo di respirare, quindi allora ragazzi, come vedete già c'ho la figa bellissima, mimetica e tutto. Allora, la cosa che mi piace di Call of Duty, che in Battlefield non c'è ma c'è sempre stato in Call of Duty, specialmente negli ultimi anni, è questo settore delle personalizzazioni, sia a livello del personaggio, sia a livello del personaggio che a livello delle armi. Ovvero non si parla solo di inserire, come qui ad esempio, una semplice ottica, che anche se è molto limitata comunque, anche perché non è che si possono avere ottica a lungo raggio né mitra in Call of Duty, ma è anche il discorso di personalizzarlo con mimetica nuova, tipo questa jungle, e in più anche di inserirci anche verniciature del tipo di cui no, o prestigio armi come tag, clan o dei simboli, ecco, come se vogliamo mettere un teschio, ed è una cosa che mi piace molto. Oltretutto, oltre a questo, una cosa molto carina che c'è anche nel livello di personalizzazione è proprio del personaggio, di questi specialisti, ragazzi, che cosa sono questi specialisti? Sono dei vari tipi di personaggi, come volete vedere, come avevo già spiegato anche nella closed beta, scusate, nella open beta, questa presentazione dei personaggi che oltre che hanno ognuno un'abilità diversa, di cui ve la dovrete studiare, ragazzi, e scegliere un personaggio che rispecchi più il vostro tipologia di gioco, oltretutto c'è anche la possibilità di personalizzare anche le mimetiche. Dite che cazzata, non serve un cazzo. Oh, a me ragazzi, personalizzare il mio personaggio mi piace un casino, ecco. Quindi mi gasa un sacco. Ecco, il poter cambiare le varie mimetiche, di cui io ancora ho solo queste sbloccate, man mano salendo di livello, come potete vedere, esegui 350 uccisioni e via dicendo, si sbloccano i vari mimetiche, oltretutto anche alla testa, come le verniciature, che da me è una gran figa così, come anche questo armi, insomma, che gli date da vedere, da far vedere che lo tiene dietro, come la provocazione, anche i livelli, queste provocazioni. Ecco, sembra una stronzata ragazzi, ma mi piace un casino, ecco. Allora, diamo solo un'altra unità alla partita. Una cosa che non mi è piaciuto molto di Call of Duty è che ci sono sì tante modalità di gioco, ma non vengono calcolate più di tanto, ovvero come potete vedere in alto sopra il simbolo ad esempio del deathmatch a squadre c'è scritto giocatore online 50% nella playlist, vuol dire che il 50% dei giocatori sono in attesa o stanno giocando, insomma, stanno cercando una partita. Se ad esempio volete giocare a modalità salvaguardia, c'è l'1% di giocatori, quindi vuol dire che se è una partita piena magari voi non siete in grado di giocare quella partita perché non c'è gente, e ne è una cosa bruttissima che non mi piace. Purtroppo è un problema anche di videogiochi. Oggi ragazzi vi voglio far vedere la mappa Nuketown, che chi ha preordinato come me il gioco ce l'ha, quindi per chi non lo sapesse bisogna andare nella ricerca delle partite, trova partita, bonus, Nuketown, è selezionata ragazzi, e ricerca la partita. C'è un sacco di gente, come potete vedere ha trovato la partita in 5 secondi. Devo dire ragazzi che
È difficile ritornare a giocare a Call of Duty, ecco perché fino adesso ho giocato ad Arma, tanti giochi, Battlefield, e siccome il modo di giocare è completamente differente, come avete visto nel primo video, ho fatto cagare al cazzo. Ma piano piano ci sto riprendendo un po' la mano. Ecco, allora, come già dall'altra volta, ragazzi, devo un attimo abbassare l'audio perché sennò non mi si sente la voce. Però devo dire, ragazzi, che mi sto divertendo molto, mi sta prendendo molto questo Call of Duty. Non pensavo. La cosa che mi... Ecco, già muoio. La cosa che non mi piace è questo discorso dei jetpack, che a me sinceramente mi fa non cagare, ma... Praticamente già prima era difficile riuscire a mirare la gente con la classica tecnica del prendo, mi distendo a terra e così non mi colpisci. Poi vedere gente che inizia a volare ovunque... Ecco, mi fa, brutto da dire, mi fa cagare come cosa, ecco, cioè, come ho già detto, già era difficile prima riuscire a colpire un avversario, poi adesso se ci mettiamo anche il discorso del volare diventa improponibile come cosa. Ecco, questa qua è una mia osservazione, naturalmente, ragazzi, ognuno è libero di pensarla come vuole. Ecco, vedete voi, insomma, fate voi poi i vostri conti, vedete voi, insomma. Allora, riusciremo a fare una kill? Sì, vai, vaffanculo, pezzo di merda. Che dire a livello grafico, ragazzi? Attualmente sto giocando a qualità medio-alto, ecco. E sto girando sui 60 fps, dai 57-60, quindi gira abbastanza bene il gioco. La cosa che non mi piace è che capite molte partite il lag, ragazzi, perché adesso io non ho capito bene se le partite sono... Oh, che cazzo è sto coglione? Gente, oh, che cazzo! Chi è? La cosa che non mi piace molto, ragazzi, è discorso lag, perché non ho ben capito se le partite le hostano i player, ma mi è capitato molte volte che lag, quindi in un gioco come COD laggare è improponibile. Cioè, veramente, non giochi. Diventa improponibile la cosa. Se no, guarda, devo dire che mi piace, mi sto divertendo, specialmente a zombie. Avete visto che ci sto veramente divertendo un casino. Ma veramente, veramente. Oh, che sto stronzo. Ma vaffanculo. Mi rallentano. Divento modalità tartaruga. Si entra. Mia, qualcuno mi ha sparato. No, ma questo mi appare davanti così. Madonna, queste cazzo di flash... Ma vaffanculo, lancio anch'io, mi avete rotto il cazzo, lanci in aria. Una cosa bellissima, ragazzi, che devo dire, di Call of Duty, sembra strano, ve lo dico, vero? Da giocatore, da Battlefield player, che c'è sempre stato, poi, mi fa strano che ancora su Battlefield non sono stato in grado di farlo, è il discorso di sparare attraverso i muri. Cioè, giustamente, se c'è una parete in cui può trapassare il colpo... il gioco ve lo fa, vi permette di farlo trapassare. Il colpo gli arriva al nemico. Ad esempio, uno classico tipo che si nasconde dietro un angolo. Se te sei che lì, perché non sparargli? Cazzo, c'è un cazzo di mitra, per Dio. Perché non dovrei ucciderlo? Mentre su Battlefield, sì, c'è il muro, si rompe. Sì, ragazzi, capito, ma non è la stessa cosa. Parliamoci chiaro. Oh, muori, stronzo. Ma. Oh, ma, ragazzi, mega kill, attenzione. A breve sbloccherò anche l'abilità. Eccola, questa qua, ragazzi, è l'abilità che dicevo, che ogni player ce n'ha una diversa. Poi naturalmente a Napo. Oh, UAV disponibile. Chiamiamo questo UAV. Quindi non vedo l'ora più che altro di riuscire a giocare mentre ai zombie, magari con quei ragazzi, insomma. Adesso ho trovato un nuovo gruppo, poi conosciuto così senza motivo una mattina, mi sono trovato veramente bene alla modalità zombie, perché è veramente veramente divertente, ragazzi. Quindi se non avete visto, andate a vedere il video, tanto io sto fuggendo. Non so neanche dove cazzo sto andando. Quello che posso dire, ragazzi, se soffrite di attacchi epilettici, non giocate a questo gioco, perché veramente è confusionario. Cioè, è questione di 5 millesimi di secondo, corri, prendi, scappa, poi spara a più non posso. Che dire, ragazzi, provando anche le armi, ho notato che per la maggiore si vanno con le armi a corto raggio, le piccole mitragliette, perché è Call of Duty, ecco. E
sono le più potenti, le più veloci, cioè ho provato anche col pompa, con i mitraglioni improponibile, cecchino, neanche proprio provarci. E muori. Livello 7, vai. Comunque, come potete vedere, se sono arrivato a fare qualche kill è perché ci ho nerdato, sono a livello qua 16, ieri praticamente ero a livello 1. So, ecco, classico camperone bastardo di Call of Duty che non può mai mancare. Adesso ne spicchiamo il volo. Siamo My Little Pony. Oh, Madonna, la gente! E muoio. No, la cosa carina è che mi diverte un sacco questo discorso scivolate, prendi, scivoli, ammazzi, però è veramente confusionare la cosa. Cioè, arrivi proprio... Basta di distend! Che cazzo campi? Ma cosa fai? Madonna, gente improponibile proprio. Oh, merda. Merda, cioè veramente, cioè, soffriti di attacchi epilettici. No, cazzo, cazzo, cazzo. Oh, attacco della fede! Madonna, in due in scivolata e nessuno riesce ad ucciderlo. Dopo il tipo oltretutto ci è riuscito. quindi ragazzi, cioè veramente è bello, ma abituarsi è veramente difficile. Veramente ragazzi, non è, cioè non lo dico tanto per, ma è veramente veramente difficile abituarsi a Call of Duty dopo aver giocato per molto tempo a Battlefield, Counter-Strike, tutto quel cazzo che vi pare. Oh, ecco, le abilità, vai, spacchiamo, spacca merda. E poi la lancio anche a caso completamente. Madonna, quanta gente, quanta gente! Oh, ma... ragazzi, è un video proprio alla cazzo di cane, cioè... Non fateci caso, adesso i codari, ah, oh, sei una merda, sei un nabbo, non me ne frego un cazzo, ragazzi, giocate per divertirvi, ecco, non state a vedere il ratio, che poi sto... Oh, 18-18, ancora sono un po' pari, non sono né sotto né sopra, non state a vedere, ragazzi, il ratio, perché agli inizi è impossibile, cioè io ancora adesso non riesco a abituarmi, sì, veramente. Quello è nostro, è loro, che cazzo è? Perché è impossibile abituarsi a Call of Duty se hai giocato fino adesso a Battlefield o giochi del genere, veramente. Poi anche questo discorso del volare mi mette un sacco di confusione, mi mette, perché vedi gente che inizia, vola, gira, madonna, non ho ucciso uno con la granata, ma cosa fai? Ma co... Oddio, cioè veramente mette un sacco di confusione, cioè già prima era molto confusionario il gioco, perché questo confusionario in senso buono, ragazzi, sia chiariamoci, non in senso cattivo ma in senso buono, perché siccome è tutto close quarter, vedi gente che ti arriva da ovunque, qualsiasi buco del culo volante, lancio granate, lancio flashbang, lancio tutto, uno mi è iniziato a fare la fuga, attenzione, l'ho ucciso uno. E muori, muori, Dio Cristo, muori! Devi morire! E niente, tutto qui ragazzi. Consigliare, vediamo il discorso, consiglio il gioco oppure no? Ecco, madonna. Ma vaffanculo, fai il figo con me. Adesso anche io lo faccio e mi blocco giustamente. Ecco, una cosa che non mi piace, che ha sottolineato anche il master, è della fisica dei compagni di squadra, cioè ovvero se uno adesso si piazza davanti alla porta io non posso passare, perché non posso trapassarlo, cioè per carità di Dio, è giusta fino a un certo punto. Il discorso è che se uno come sto coglione ti si piazza davanti, magari te non riesci a passare. Benissimo ragazzi, questo è un brevissimo gameplay, a breve campagna, nuovi video su zombie, nuove partite multiplayer, se il video vi è piaciuto e volete che continui la serie, lasciate un bel mi piace, commentate se non siete iscritti ancora, iscrivetevi, lascio con questo serie di wow, che cazzo sei, un mostro. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace ragazzi, se non siete iscritti ancora iscrivetevi, terzi, babba via, grande rimonta, grande, finalmente abbiamo ricapito come si gioca, quindi... Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, bella lì!